Salve Bedrockers, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi andremo a costruire una farm di pigmen con la quale fare tantissime ore di esperienza. Potrete usarla sia FK che attivamente, come state vedendo adesso, ed è davvero ottima in entrambe le modalità d'uso. Questo è quello che serve per costruirla, e se avete già visto altre farm simili, sono certo che avrete notato alcuni elementi insoliti. Beh, questo è un nostro design pensato per essere accessibile anche a chi ha da poco iniziato il proprio mondo vanilla, ma vi assicuro che non ha niente da invidiare a farm avanzate e complesse. Guardate il video fino alla fine e sono certo che non ne rimarrete delusi, anzi. Prima di iniziare a creare la farm, bisogna però puntare il lato del mondo dal quale sorge il sole, aiutandovi magari con una mappa per avere la direzione esatta. Questo perché i pigmen spawneranno da est. In alternativa, dopo aver costruito il portale, potete accenderlo e spegnerlo fino a che non spawnerà un pigmen, che come vi dicevo, comparirà sempre da est, ovvero da dove sorge il sole. Il problema di questo metodo è che in sopravvivenza ci metterete molto a rompere e riparare il portale. Quindi vi consiglio assolutamente il metodo della mappa o semplicemente aspettare la mattina e vedere da che lato sorge il sole. Una volta trovata la direzione giusta, piazziamo un blocco solido e di fianco mettiamo 9 blocchi di ossidiana in fila. Un altro blocco solido a chiudere e andiamo un attimo a creare una fonte di acqua infinita. Questa ci servirà per buttarci senza prendere danno, una volta in cima al portale, ed anche per ricaricare i secchi di acqua. Fatto ciò, andiamo su creando una colonna di 9 blocchi di ossidiana, ed anche qui chiudendo con un blocco solido. Creiamo la parte superiore con 9 blocchi di ossidiana, e ci buttiamo di sotto nell'acqua. Creiamo un'altra colonna di 9 blocchi e finiamo il portale con un blocco solido nell'angolo. Bene, possiamo scendere ed andiamo a creare un secondo portale identico a questo. Ci spostiamo verso est, nella direzione del sole che sorge, e lasciamo quindi 4 blocchi vuoti dal primo portale. Sul quinto andiamo a piazzare un blocco solido e ricreiamo lo stesso identico portale di prima. Noi creeremo la farm su 2 portali, ma questo design è estremamente semplice da espandere. Basterà costruire i portali che volete e replicate lo stesso procedimento. Perfetto. Adesso andiamo a creare delle buche sul lato sinistro di entrambi i portali. Dovranno essere profonde un blocco e lunghe 9, e serviranno per poi trasportare i pigmen nell'area di raccolta. Una volta create le buche, scegliamo un angolo dove andare giù di 4 blocchi ed andiamo a riempire i secchi di acqua che ci serviranno per creare 2 fiumiciattoli nelle buche appena fatte. Riempiamo nuovamente i secchi e puntando il portale di fronte a noi scendiamo di 6 blocchi. Una volta giù, allontaniamoci di 5 blocchi in questa direzione. E se avete fatto tutto correttamente, ritroverete la buca dell'altro portale che abbiamo scavato prima. Bene, adesso contiamo 2 blocchi e scaviamo una nicchia nel muro proprio al centro del corridoio appena creato. Rompiamo anche 2 blocchi nel pavimento ed entriamo nella nicchia per piazzare comodamente 2 botole. E andiamo ad aprire. Ripariamo il muro dietro e svuotiamo 2 secchi d'acqua nei 2 lati del corridoio. In questo modo il flusso di acqua sarà perfetto per spingerli nella nostra trappola. Continuiamo a scendere di altri 5 blocchi ed una volta giù creiamo una stanza alta 3 blocchi. Nella quale andiamo a piazzare una torcia per fare luce e per evitare che possano spawnare qui dentro i nemici mentre noi siamo via. Piazziamo una doppia cassa, alla quale andiamo a collegare dietro 2 tramogge, abbassandoci. Volendo potreste anche verificare se sono connesse correttamente o meno, come vedete. Sopra la cassa andiamo a mettere 2 scale,
in modo tale da lasciare un buchetto al centro, che ci servirà per raccogliere tutta l'esperienza. Se sceglierete di rendere la farma FK, dovrete svuotare due secchi di neve fresca sopra le tramogge, in questo modo. Andiamo a mettere due lastre sopra e due lastre in basso, vicine alla cassa. Adesso noi potremo colpire i pigmen, mentre loro non vedranno noi. Qui abbiamo finito, e prima di crearci un'uscita, allarghiamo un po' di più questa stanza. Potete ingrandirla quanto volete, ma io vi direi di allontanarvi almeno 6 o 7 blocchi dal punto di raccolta. Fatto ciò, torniamo su. Noi usiamo le scale a pioli per salire e scendere, ma voi chiaramente potete usare il metodo che preferite. Non essendo troppo in profondità, alla fine una scelta vale l'altra. Non si perderà o guadagnerà troppo tempo. Adesso piazziamo anche una botola per maggiore sicurezza, ed è tutto pronto. È il momento di ultimare la farm creando il meccanismo attivatore dei portali. Andiamo nel lato di farm dal quale abbiamo fatto partire il nostro fiume, e proprio nell'angolo andiamo a piazzare un blocco solido, che ci servirà da base per un distributore. Ci abbassiamo e piazziamo 4 blocchi solidi, dietro i quali mettere 3 osservatori. Mi raccomando, nella nostra solita direzione. State molto attenti alle frecce sopra. Chiudiamo con 7 blocchi solidi. Ed il risultato dovrà essere questo. Non ci resta che ultimare la parte anteriore del meccanismo, mettendo altri 7 blocchi in questo modo. E 3 botole in basso, che poi andremo ad alzare. Ultimiamo il bordo, salendo semplicemente di 2 blocchi per tutto il perimetro del meccanismo. E piazziamo un secchio di lava sull'osservatore al centro. Prendiamo ancora dell'acqua e inseriamo un secchio pieno nel distributore. È tutto pronto, ed a breve i primi pigmen inizieranno a comparire. La prima volta potrebbe volerci un po' di tempo, ma questo non influirà in nessun modo sull'efficienza della farm, che una volta a pieno regime sarà velocissima. Colleghiamo una leva sul distributore per spegnerlo, e andiamo un attimo a chiudere l'altro lato del portale, salendo di 3 blocchi lungo tutta la parte bassa. In questo modo i pigmen non scapperanno, ed in più non si butteranno nel fiumiciattolo altri mob. Ora bisogna replicare lo stesso meccanismo sull'altro portale. Ci saranno delle minuscole ma importanti differenze, quindi ho deciso di mostrarvi anche questa parte della costruzione per rendere il tutto ancora più chiaro. Come dicevo prima, questa farm è facilmente espandibile. Basta replicare questo identico passaggio che state vedendo per tutti gli altri portali, e chiaramente allungando il sistema di raccolta sotterraneo. Ne approfitto anche per ricordarvi che il vostro supporto è davvero fondamentale per noi, e soprattutto in farm come questa, dove ci mettiamo tanto di nostro e le costruiamo tutte in sopravvivenza, ci dareste una enorme mano iscrivendovi al canale, lasciando mi piace e soprattutto condividendo i nostri video con i vostri amici. Ok, tornando alla farm, stiamo ultimando l'ultimo sistema di raccolta, ed in questo caso, se volete creare un terzo portale, dovrete nuovamente salire di 3 blocchi, altrimenti ne basteranno 2, come nel nostro caso. La luce della lava e dei portali non farà spawnare mob sui bordi, quindi non serve andare a mettere delle lastre su tutti i vari bordi. La farm è conclusa, accendiamo entrambi i portali, rimuoviamo le pozze di acqua infinita, e scendiamo giù nella stanza di raccolta. Come vedete, i pigmen stanno già iniziando a congelarsi grazie alla neve fresca. Adesso vi darò però alcune dritte per ottimizzare il tutto. Per iniziare andiamo a creare un sistema per massimizzare il farming d'oro, con un alto forno dove andremo a sciogliere le tantissime spade d'oro che faremo grazie alla farm. Colleghiamoci una tramogge in alto ed una sul lato, e sopra le tramogge andiamo a mettere 2 casse doppie.
In quella laterale mettiamo il combustibile. Mentre in alto andiamo a mettere le spade d'oro che faremo grazie alla farm. In questo modo non solo faremo pepite extra, ma anche esperienza in più. Con questa farm potrete riparare anche molto velocemente i vostri attrezzi incantati con riparazione. Ricordandovi che però questo non farà crescere il vostro livello di esperienza se non in piccolissima misura. Noi, quando non è FK, preferiamo usare la farm senza neve fresca. E colpendo i pigmen con la nostra spada incantata con saccheggio 3. In questo modo, soprattutto se imposterete la difficoltà difficile, farete una quantità incredibile di oro, carne marcia ed esperienza. In quella che secondo me è a tutti gli effetti una delle farm più efficienti su Bedrock Edition. Vi consiglio anche di aggiungere altre casse in questa stanza di raccolta, perché come vedete nel giro di pochi minuti vi ritroverete sommersi dai drop. Noi utilizziamo inoltre una mola per disincantare le spade incantate, cosa che vi farà guadagnare molta esperienza extra. Che dire, siamo molto soddisfatti di questo design. Siamo saliti dal livello 0 al 30 in pochissimi minuti e credo che siamo riusciti a creare un qualcosa di molto semplice ed accessibile, ma che allo stesso tempo non ha niente da invidiare alle farm molto più complesse. Super efficiente ed espandibile con dei semplicissimi passaggi. Certo, il lavoro creativo dietro è davvero tanto e per un video del genere servono svariate decine di ore, ma alla fine, se avrò modo di leggere che questa farm vi è stata d'aiuto, tutto il tempo sarà ripagato. E per oggi è tutto ragazzi, un saluto e stay safe, stay bedrockers.